In bilico è la mostra fotografica di Gianluca Bianco, curata da Lorenzo Fiorucci e che racconta un viaggio interiore ai margini del terremoto che lo scorso anno ha colpito alcune zone di 4 regioni del centro Italia. Il progetto nasce da un'idea dello stesso Bianco e di Gian Domenico Troiano, con musiche di Max Bernacchia. I due artisti hanno intrapreso un viaggio nelle zone colpite dal sisma per realizzare un reportage con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione su un dramma che ha colpito il cuore d'Italia. L'anno scorso io, il 24 agosto, in particolare il primo, poi anche il 28, il 30 ottobre e anche il 18 gennaio ero ad Assisi, ero a letto, e siccome un lombardo non è abituato ai terremoti, quando c'è stata la prima scossa del 24 agosto, io e mia moglie siamo usciti fuori di casa e a un certo momento ho deciso che volevo andare a visitare queste zone. Ho preso la macchina fotografica, io in realtà di mestiere faccio il regista, però ho preso la macchina fotografica perché non volevo riportare il dolore delle persone, ma volevo riportare un'immagine, io volevo vedere che cosa aveva lasciato il terremoto. Così insieme a un amico, che si chiama Gian Domenico, abbiamo cominciato a viaggiare per l'Umbria e quando sono ritornato ho lasciato il lavoro un paio di mesi fermo e poi ho cominciato a distruggerlo perché quelle immagini patinate secondo me non riportavano il dolore interiore che avevo percepito nelle zone terremotate, e così ho cominciato a spaccarle, proprio a strappare, a ricercare queste lacerazioni, e con un'urgenza ho cominciato a ricostruirle piano piano, ricostruivo con lo scotch, con materiali di recupero, e ho cominciato poi a rifotografarle. Queste opere che venivano rifotografavo a computer, ho cominciato a scontornarle, ho cominciato a stamparle, e fino a che poi è diventato in bilico che questa mostra. Quella di Gubbio è la quarta tappa della mostra, partita dalla città d'origine di Bianco, Milano, per passare poi a Innsbruck e Palazzo di Assisi. Ho fatto delle cose qui a Gubbio negli anni passati, è una città che mi piace, non so, mi ha accolto e in qualche modo mi sento un po' eugubino, anche se so poco. Non ho vissuto ancora i Ceri, però è un luogo che mi affascina molto.